grazie per essere venuti stasera all'apertura del comitato elettorale. Questa è la seconda occasione pubblica di incontrare gli amici. Stasera avevo invitato tutti coloro i quali, insieme a me e insieme a tutti noi, condivideranno la campagna elettorale che ormai è già, diciamo, avviata. Ci sono qua tutti i candidati delle 5 liste che mi sosterranno in questa avventura che mi auguro terminerà il 10 giugno. E quindi ringrazio soprattutto coloro i quali, con le proprie facce e quindi con il proprio impegno, stanno sostenendo in prima persona la mia candidatura a sindaco della città che tutti noi amiamo, la nostra Carlentini. Io vi devo dire che già girando tra la gente, nelle associazioni, nei vari gruppi, devo essere sincero, c'è un'atmosfera molto positiva. Sento la forza di tutti gli amici e di tutte le persone che mi stanno e ci stanno dimostrando la loro solidarietà e la condivisione al nostro progetto, il progetto vincente per la nostra città. Io voglio augurarmi e invito anche gli amici che non li reputo gli avversari, perché per me non ci sono avversari, perché ritengo che tutti coloro i quali si stanno presentando anche a sindaco della nostra città, quindi chi è concorrente per la carica di sindaco della mia città, li invito tutti a svolgere serenamente la campagna elettorale. Bravo. Senza nessuna... Bravo. Perché ritengo che ognuno di noi abbia a cuore le sorti della nostra città, quindi anche gli altri candidati sono convinto che sono e si vorrebbero spendere per la nostra città. La gente serenamente deciderà chi sarà il primo cittadino dal 10 giugno prossimo venturo e accetteremo serenamente il verdetto della gente. Invito anche questi amici e invito chi insieme a me e nelle liste che mi appoggiano di condividere serenamente questo tipo di campagna elettorale. Non dobbiamo accendere i toni, dobbiamo però essere decisi nel far capire e nello spiegare in modo chiaro alla città e ai nostri concittadini qual è il nostro progetto politico per la nostra città del futuro. Su questi, sui temi ci dobbiamo confrontare e invito chiunque abbia idee migliorative per le nostre città che li faccia presente, che li faccia conoscere alla gente, che li faccia conoscere a noi. Io purtroppo fino adesso devo registrare che si va, e sento in giro molti slogan, dobbiamo riempire di contenuti invece questa campagna elettorale, perché gli slogan sono populisti e non portano a nulla. Purtroppo abbiamo avuto esempi anche in recenti campagne elettorali dove il populismo purtroppo ha vinto, ha preso il sopravvento, perché la politica, chi si è, diciamo, approcciato nelle varie candidature non ha riempito di contenuti i propri programmi elettorali. Io già in qualche occasione anche pubblico ho detto che abbiamo delle idee chiare su quello che sarà il futuro della nostra città e delle iniziative che noi vogliamo portare avanti dal giorno dopo, in cui io mi auguro che insieme a tutti i miei amici vinceremo questa battaglia. Una fra tutti, quella dell'occupazione, non ci sono dubbi che è un valore assoluto, è un valore non barattabile. Il comune, tra l'altro, tra le varie istituzioni pubbliche è un anello debole se parliamo di occupazione, però anche noi dobbiamo fare il nostro ruolo, anche noi dobbiamo contribuire affinché si creino le condizioni per lo sviluppo anche economico e di lavoro nella nostra collettività. E dico, dobbiamo ritornare al nostro territorio, la risorsa più grande che un comune ha è il territorio. Noi abbiamo assistito purtroppo alla delocalizzazione di molte attività produttive e lo sapete perché? Perché erano attività produttive che non erano collegate alle risorse del nostro territorio. Noi dobbiamo fare in modo invece di scegliere uno sviluppo sostenibile, uno sviluppo collegato a quelle che sono le ricchezze che il nostro territorio ci offre, perché solo in questo modo si può creare sviluppo non delocalizzabile, sviluppo
permanente per la nostra città. Io penso ai nostri beni culturali che abbiamo a disposizione, al nostro parco archeologico, che è un chiodo fisso che ho in testa. E proprio per questo vi dico che il 25 maggio prossimo 21 organizzeremo una conferenza dove saranno presenti autorevoli esponenti e ricercatori di varie università d'Italia, sia dell'Università di Siena che anche di Catania, e archeologi quindi di fama nazionale, nonché professionisti in grado di metterci a disposizione una tecnologia molto avanzata che ci permetterà, con delle tecniche scientifiche che non invasive per il territorio, di consegnarci la verità che noi abbiamo seppellito lì nel parco di Leon di Noi e l'immenso patrimonio archeologico che abbiamo. Cioè, noi commissioneremo uno studio che in tridimensionale ci farà conoscere tutto ciò che è sepolto all'interno del parco Leon di Noi. Finalmente avremo la prova scientifica e consegneremo a chi di dovere la prova scientifica di quello che è il tesoro che abbiamo sepolto in quella zona. Perché da lì dobbiamo ripartire e a quel punto dobbiamo pretendere a qualsiasi livello istituzionale affinché quel tesoro venga alla luce e dia un contributo reale allo sviluppo della nostra città. Quelle sono le iniziative che portano sviluppo non delocalizzabile, perché sono legate alle risorse del nostro territorio. Questa è una cosa che faremo. Un'altra cosa, alle nostre imprese, ci sono giovani qua, imprenditori che ho visto e che in questi giorni ho incontrato, tra l'altro. Noi faremo in modo di dare un contributo a tutte le aziende di Carlentini, quindi che hanno sede legale a Carlentini e che assumeranno personale di Carlentini. Noi siamo nelle condizioni di prometterlo e di farlo, perché vi dirò di più, so anche come fare a finanziare questo. Sarà la generosità della nostra stessa comunità a finanziare questo tipo di attività. Noi chiederemo a tutti i carlentinesi di devolvere il 5 per 1000 che annualmente devolviamo nella dichiarazione dei redditi in favore di questa iniziativa. Noi faremo in modo che il comune avrà una voce di bilancio specifica, quindi un'entrata con una spesa obbligata, quindi obbligatoria e quindi predeterminata, da spendere in favore di quelle aziende carlentinesi che assumeranno personale disoccupato di Carlentini. In quel modo finanzieremo l'aiuto alle imprese, che poi l'aiuto alle imprese nostre e anche l'aiuto ai nostri giovani, affinché i nostri giovani non si allontanino per avere uno sbocco di lavoro. E questo farà in modo di far crescere ancora di più il senso di comunità. Perché io su questo concetto ci tengo in modo particolare, l'ho detto anche in sede di presentazione. La base sulla quale dobbiamo ripartire, dobbiamo fondare il nostro sviluppo anche economico della nostra società, passa dalla coesione sociale. Noi sin dagli anni, dalla fine degli anni 80 e purtroppo anche con i funesti avvenimenti del dicembre del 90, abbiamo un po' subito la disgregazione della nostra comunità. Noi ci dobbiamo riappropriare di quei valori tipici di una comunità coesa, e quando parlo di comunità coesa per me io intendo la comunità di Carlentini Centro, di Carlentini Nord e di Pedagacci, perché siamo un'unica realtà, siamo un'unica entità. Io penso quando dicevo ai beni archeologici che abbiamo, non ci sono dubbi che saranno da collegare il Parco Leon di Noi anche con la Fontana Paradiso, che è un'altra ricchezza che abbiamo nel nostro territorio. Cioè, noi dobbiamo fare in modo di creare dei percorsi che siano appetibili anche al circuito turistico. Noi abbiamo a un tiro di schioppo uno degli aeroporti più trafficati d'Italia, l'aeroporto di Catania è il terzo per traffico di gente d'Italia. Bene. Non abbiamo nulla da offrire, neanche le comunicazioni anche per quanto riguarda le reti di comunicazione, quindi viarie, ferroviarie. Non abbiamo una ferrovia che funziona, abbiamo un treno che passa una volta ogni 6 ore probabilmente. Io accennavo a quello che dobbiamo chiedere e pretendere come un diritto della nostra comunità. Il nostro territorio deve essere collegato a questi tour turistici
noi dobbiamo essere collegati al porto di Catania dove sbarcano le navi crociere, perché non dobbiamo avere, perché non dobbiamo offrire le nostre ricchezze? Questi sono alcuni cenni che mi sento di fare per quanto riguarda l'attività di programma che noi andremo a svolgere. E poi precisare anche alcune cose, io su questo ne sono convinto. Io invito appunto tutti gli amici a mantenere la serenità in questa campagna elettorale. Noi ci dobbiamo proporre alla gente con le idee che abbiamo e che abbiamo intenzione di sviluppare. Non siamo degli incantatori di gente. Noi quello che promettiamo è perché ci crediamo, perché intendiamo realizzarlo. E il lavoro che noi stiamo intraprendendo in questi giorni, tutti i giovani che insieme a me, i meno giovani che insieme a me, ci stiamo vedendo continuamente per avere le idee del futuro, per mettere insieme le idee del futuro della città di Carpentini, che tutto questo lavoro non finisca il 10 giugno. Io ho intenzione di continuare questa esperienza. Dobbiamo costituire delle consulte permanenti delle associazioni culturali, delle associazioni sportive, dei giovani, degli artigiani, di tutte le attività produttive. Io voglio che la comunità veramente riacquisti quei valori originari della comunità e di coesione, perché tutti insieme dobbiamo trovare delle idee per far sviluppare questo nostro territorio. Io credo in questo, non finirà tutto il 10 giugno, vi chiederò di continuare in questo impegno dall'11 giugno. Dobbiamo fare in modo, dobbiamo dare gli spazi necessari ai nostri giovani. Io l'ho detto già la volta scorsa, noi abbiamo delle strutture, abbiamo già dei finanziamenti, tra l'altro abbiamo ottenuto. Abbiamo il complesso del Carmine, lì dobbiamo realizzare un centro policulturale che dia veramente sbocco a quelle che sono tutte le potenzialità culturali della nostra comunità, dei nostri giovani, di coloro i quali vogliono mettere su dei laboratori artistici. Abbiamo una realtà bellissima della ceramica, il professore Costanzo. Dobbiamo valorizzare queste specialità che abbiamo già presenti nel nostro territorio. Lì dobbiamo costituire dei laboratori permanenti di lingue, quindi laboratori linguistici, artistici, di pittura. Abbiamo qui, io l'ho visto poco fa, Francesco Sfilio, che è una persona che si occupa e si impegna quotidianamente in questo tipo di... Dobbiamo spingere i giovani ad avvicinarsi a questo tipo di iniziative. E lì costituiremo questo, costituiremo veramente dei laboratori permanenti per sviluppare tutto questo tipo di attività. Inoltre, abbiamo già delle convenzioni con l'Università di Catania. Dobbiamo fare in modo di far crescere anche, e lo faremo, faremo in modo di organizzare anche dei corsi per le guide turistiche. Cioè noi qua, se abbiamo un turista che viene, forse probabilmente non abbiamo quasi nessuno da poter indicare per far conoscere le bellezze che abbiamo già nel nostro territorio. Faremo anche questo, perché anche da questo partono occasioni per poter fare sviluppare delle attività ai giovani. Faremo i laboratori artigianali, ci riapproveremo dei vecchi mestieri che sono già quasi scomparsi. Ci sono molti mestieri che i miei figli neanche sanno che sono esistiti, perché questo rappresenta un punto nodale, che è quello di riappropriarsi della nostra cultura e dare, e perché no, e ne sono convinto, anche la possibilità di sbocchi occupazionali futuri, perché a qualcuno possa venire l'idea di farne un mestiere di queste attività che ormai non esistono più, sono andate perdute. Quindi io vi ringrazio tutti, ringrazio tutti gli amici, appunto, che oggi era il momento di apertura del comitato elettorale, per far sì che si dia un segnale chiaro che questa sarà per questi giorni la casa di tutti noi, sarà il punto di riferimento per tutti noi. Sarà il punto in cui ci ritroveremo anche per confrontarci. Sarà a disposizione di tutti, tutti i candidati che oggi sono qua, io li ringrazio pubblicamente, perché insieme a me stiamo iniziando questa favolosa avventura. È un'avventura che mi sta galvanizzando, sto sentendo veramente insieme a me e insieme a tutti i miei amici la fiducia sempre più crescente della gente,
e sono convinta di questo, adesso ne ho certezza. La serietà, permettetemi di essere autoreferenziale, non so come definirmi, ma la serietà, l'impegno, il sacrificio e il lavoro alla fine paga, lo dico ai miei figli e lo voglio dire ai giovani. Questo è quello che sto provando incontrando la gente. Io all'inizio quando con gli amici mi si prospettava questo tipo di avventura, pensavo fra me e me, ma dico, ma la gente comune, non so se mi conosce, magari mi conoscono i dipendenti, gli amici che mi hanno collaborato, le persone che hanno avuto bisogno al comune di determinati servizi. Dico, ma non so se le persone mi conoscono. Io generalmente sono stato abituato a stare almeno 10 ore al giorno in quell'ufficio, da 10-12 ore al giorno. Quindi avevo paura che la gente non mi conoscesse. Però vi posso dire, e questa è la dimostrazione, ma lo voglio dire veramente ai giovani, perché crediate in questo, perché diventino valori, diventano cultura di ognuno di noi, lo voglio dire ai miei figli. Io sto provando con mano che il sacrificio e il lavoro alla fine paga. La gente mi conosce e mi vuole bene e me lo sta dimostrando quotidianamente. E me lo state dimostrando voi. Io vi ringrazio di cuore e sono convinto che il 10 giugno noi ci rivedremo qui per festeggiare tutti insieme Giuseppe Stefio Sindaco, il sindaco della città di Carlentini, il sindaco di tutti voi e di tutta la mia città, che amo tantissimo. Grazie, grazie di cuore, grazie.